Quando ordini la carne al ristorante, scegli sempre in modo intelligente, soprattutto se si tratta di macinato, che la maggior parte di noi mangia negli hamburger. Come mai? Perché quando la carne viene macinata per raggiungere la consistenza desiderata, elementi nocivi sulla superficie della carne potrebbero finire nel mix e rendere il piatto pericoloso da mangiare. Se l'hamburger viene ordinato al sangue, non viene esposto a una quantità di calore sufficiente per eliminare eventuali batteri o virus. Le bistecche al sangue, invece, sono un po' più sicure da mangiare. Quando lo strato esterno della carne viene scottato a fuoco vivo, dovrebbe essere tutto ok. Idem se cucini a casa. Gli specialisti raccomandano di portare i tagli interi a una temperatura interna di 60 gradi centigradi prima di servirli. Il pesce invece va riscaldato a 63 gradi centigradi, mentre il macinato ha bisogno di un minimo di 61 gradi centigradi. Il pollame o le carni precotte, come gli hot dog, devono essere riscaldati ad almeno 74 gradi centigradi per essere sicuri. La prossima volta che ordini qualcosa da bere, meglio evitare le guarnizioni. Normalmente i drink vengono serviti con una fetta di limone o di lime, fragole o olive, ma non tutti sono buoni da mangiare. Questo perché i baristi non sempre seguono le orme igienico-sanitarie come chi lavora in cucina. A volte potrebbero dimenticarsi di conservare correttamente la frutta prima di utilizzarla, o persino lasciare fettine di limone aperte nel bar per tanti giorni. Senza contare il fatto che spesso, per le condizioni stressanti in cui lavorano, non riescono nemmeno a lavarsi le mani. Bevi un drink liscio, senza niente, e sarai al sicuro. Lo stesso vale per l'acqua del rubinetto. Se sei in un ristorante, magari ti portano la bottiglia d'acqua del rubinetto, ma in realtà è meglio bere quella della bottiglia, perché è priva di sostanze potenzialmente contaminanti, come cloro o erbicidi. Costa un po' di più, ma almeno ti evita di dover andare dal medico. Se vai in hotel, probabilmente c'è un buffet. Ecco, forse è meglio evitare anche questo. Sì, perché per cominciare non puoi sapere quanto tempo un cibo è rimasto fuori. Poi, non tutti quelli che si servono al buffet rispettano le regole. Non tutti usano forchette e cucchiaio per mettere il cibo nei piatti, e alcuni potrebbero star male, magari avere raffreddore o influenza. Se proprio non vuoi perderti il buffet, però, meglio scegliere quelli con lo scaldavivande. Inoltre, cerca di fare attenzione a quali cibi dovrebbero essere caldi e quali freddi. Le fette di formaggio, ad esempio, non devono raggiungere la temperatura ambiente. Al contrario, zuppe o pezzi di carne cotta vanno consumati sempre caldi. Esci a cena con gli amici? Evita il pane. Mi ringrazierai più tardi. Sì, perché non solo potrebbe non essere ottimo per la tua dieta, ma probabilmente ha anche viaggiato da un tavolo all'altro in quel cestino. Proprio così, quelle fette di pane potrebbero non essere state tagliate appositamente per te e i tuoi amici. Potrebbero essere avanzi del tavolo precedente. Idem per gli snack al bar. Non puoi sapere quanta gente ha messo mano sulle patatine o sulle noccioline prima di te, o quanto tempo sono rimaste aperte prima che ti venissero servite. Cerca di non ordinare pesce il lunedì, per quanto appetitoso possa sembrare. Questo perché alcuni chef affermano che il pescato speciale del lunedì potrebbe essere in realtà un filetto di tre giorni prima. La maggior parte dei mercati del pesce non sono aperti durante il fine settimana, quindi non puoi avere la garanzia che il pesce del lunedì sia fresco. Se il tuo ristorante preferito tiene sempre il ketchup sul tavolo, evita di usarlo. Alcuni camerieri dicono che se due contenitori sono vuoti, a volte li mescolano. Quindi non c'è modo di tenere traccia della data di scadenza o per quanto tempo la bottiglia è rimasta sul tavolo. Non solo è dannoso per la salute, ma potrebbe anche rovinare il gusto di un buon piatto. Nemmeno gli snack gratuiti serviti continuamente sono così convenienti. Certo, non c'è niente di male nel concederseli ogni tanto, ma il problema è che la maggior parte dei ristoranti li servono a iosa. E quando ti viene servito il primo piatto, magari sei già pieno. Per non mangiare troppo, la prossima volta magari evita le noccioline o le patatine. Ordinare un'insalata come antipasto potrebbe sembrarti una buona idea, ma di questi tempi le insalate potrebbero non essere l'opzione più salutare. Spesso infatti hanno dentro ingredienti fritti oppure salse o frutta secca. Quindi quella piccola ciotola di insalata alla fine potrebbe avere più calorie del piatto principale. Quindi assicurati di chiedere al cameriere tutti gli ingredienti e la quantità prima di ordinare. Se non riesci a finire quello che hai ordinato e vuoi portartelo a casa in una scatola da asporto, cerca di tornare a casa subito dopo cena. Se la scatola rimane a temperatura ambiente troppo a lungo, il cibo potrebbe deteriorarsi. E poi il gusto non sarà più quello di prima. Quindi, se vuoi fare shopping o vedere un film dopo la cena, evita di portarti dietro il cibo avanzato. La seconda bevanda più economica sul menù potrebbe serbare un piccolo segreto. Certo, potresti ordinarla per non sembrare proprio uno squattrinato, ma nella maggior parte dei ristoranti, la seconda opzione meno cara potrebbe essere quella che loro pagano meno. Meglio l'opzione della casa, che di solito ha il miglior rapporto qualità-prezzo. Sia i ristoranti di lusso che quelli più alla mano possono darti più ghiaccio nella tua bevanda, se vuoi, ma potrebbe non essere una cosa sicura da fare perché non sempre le macchine per il ghiaccio sono adeguatamente pulite.
Alcuni camerieri e personale del ristorante hanno persino ammesso di aver visto accumularsi muffa o polvere attorno alla ghiacciaia. Quindi meglio chiedere una bevanda di frigo, che molto probabilmente sarà sigillata. E la maggior parte dei ristoranti ti apre la bottiglia davanti, quindi saprai che non è stata contaminata. Prendere il gelato come dolce potrebbe sembrarti l'opzione meno calorica, ma c'è un problema. Nella maggior parte dei ristoranti il gelato costa troppo. Perché spendere tanto per un gelato al ristorante quando puoi prenderlo al supermercato rientrando? Se sei in un ristorante che non offre il suo gelato fatto in casa, prova a scegliere qualcos'altro o salta proprio il dolce. A tutti piace andare a cena fuori nelle occasioni speciali, ma è meglio evitare le festività nazionali. In quei giorni, infatti, le cucine sono molto affollate perché il personale deve portare fuori un piatto dopo l'altro. Quindi faranno meno attenzione ai dettagli, dato che sono sottoposti a molta pressione. Se vuoi davvero celebrare una festività, scegli il giorno prima o dopo, o anche il fine settimana successivo. Ma se il ristorante è stato chiuso per ferie, evita di prenotare subito dopo la riapertura, perché potrebbero servirti cibo rimasto in magazzino per un po' di tempo. Le vacanze possono anche essere una bella occasione per perfezionare le tue doti culinarie. Se vai in un posto specializzato in un cibo particolare, meglio evitare cibi diversi. Ad esempio, immaginiamo tu voglia ordinare carne in un ristorante di pesce. Ecco, magari quel pezzo potrebbe essere rimasto in magazzino per un bel po' di tempo. Cerca di attenerti ai piatti più ordinati del menù.